incontro di fine anno davvero speciale per i soci di Unieco, di Copselius e della cooperativa Andria. Hanno adottato una scuola, come tanti di questi tempi, per ridare un futuro anche attraverso i canti di Natale e a un CD titolato Mondo Nuovo, Mondus Novus, a una scuola che a Reggiolo aveva tante note da suonare e che ha visto in poche ore, in due scosse di terremoto, irrimediabilmente danneggiata la sede e le sale prova. Salvati gli strumenti, il lavoro continua. La nostra sede è stata dichiarata inagibile. Dopo le varie perizie dei pompieri siamo arrivati alla classificazione E, che significa l'abbattimento e la ricostruzione. Noi da maggio abbiamo fatto partire un progetto che si chiama Adotta una scuola di musica. Abbiamo questi nostri 200 bambini che sono allievi della nostra scuola e abbiamo fatto lezione al parco fino alla metà di luglio e abbiamo chiesto a tutti gli amici che conoscono la nostra scuola di aiutarci facendo concerti, facendo attività di promozione per la nostra scuola. Ora il progetto c'è, si parla di ricostruzione, quindi l'edificio vecchio verrà demolito e verrà costruita una nuova scuola di musica, dicono in tempi 2-3 anni. La musica protagonista con Paolo Belli e la sua grande band e soprattutto con gli allievi della scuola di musica di Reggiolo. Un'esperienza davvero straordinaria, sottolineata dai presidenti di Unieco, Copselius e Andria. Assieme e facendo anche un atto di solidarietà che per noi è un investimento sul futuro, ha solo questo senso, credo riusciremo a aiutare nel nostro piccolo a introdurre quel germe di fiducia che ci consentirà di riprenderci da questa stagione nefasta. Noi ci siamo impegnati fin da subito al succedere dell'evento sismico nell'assistere i nostri anziani. Devo qui ringraziare le nostre operatrici, le nostre colleghe che proprio a Reggiolo gestiscono la Casa Protetta e li abbiamo veramente vissuti insieme tantissimi momenti di solidarietà che è un po' la caratteristica della nostra terra. Insieme con una caratteristica di aiutare anche le nuove generazioni. Vedrete dopo che i ragazzi della scuola di musica mediamente, che sono molto bravi tra l'altro, hanno 17 anni, perciò lì c'è il futuro, ci sono i nostri giovani, ci sono i ragazzi, ci siete tutti voi e crediamo davvero che insieme possiamo fare tante belle cose. L'interincasso della serata al Palasport, l'incontro di fine anno di Unieco, Copselius e Andria è stato devoluto alla ricostruzione della scuola di musica Rinaldi di Reggiolo, ma tutti possono fare qualcosa, tutti possono adottare un pezzettino di una scuola. Queste le coordinate per sostenere la ricostruzione.